Ciao a tutti, ciao, bentornati sul mio canale. Allora, oggi siamo qui per farvi vedere a voi la mia rotazione di profumi settimanale, che in realtà l'ho messa in questa forma come rotazione di profumi, ma perché mi sono accorta non era stata fatta apposta. Sono esattamente i profumi che ho usato questa settimana che avevo percorsi. E dopo mi sono accorta che erano sette. Io le ho buttate lì così perché avrei fatto un'altra cosa, perché ultimamente non sto cercando i profumi, via via mi do quelle che ho già lì, ma siccome ne ho tante lì alla portata di mano, perché le sto tirando tutti giù per fare quella famosa postazione make up di profumi che vorrei tanto farcela entro la fine dell'anno, ma non lo so, non prometto niente, semmai fu una sorpresa. E quindi ho tanti profumi lì a portata di mano e ne ho usato così a randa, dando il mio gusto, e poi ho detto, va, se entra benissimo la rotazione profumi, è lunedì, e poi ne ho usato sette profumi di questi, quindi meglio di così non poteva andare. Perché, ripeto, non, se prima mi concentravo bene in questa cosa, ultimamente c'ho di molto casino e quindi sono impegnatissima. E non c'ho il tempo di andare a cercare, ma insomma, quello che conta è che andiamo a fare il nostro video della rotazione di profumi settimanale. Ma prima di cominciare, voglio ringraziare tutti indistintamente, i nuovi iscritti, vecchi iscritti. Grazie, grazie, grazie. Chiedo scusa se sono ultimamente un po' meno presente, un po' assente sul canale, ma ho tanto, tanto da fare. E più in là vi spiegherò questo momento, ricordatevelo, fine novembre e tutto dicembre. Vi lo spiegherò dopo tutto, quando è finito tutto. Allora, il trucco che sto indossando è una palette di NYX Professional. Questa era uscita in edizione limitata, dove si sono ispirati a questo personaggio molto amato, soprattutto dai giovani, la cassa di carta, la cassa de papel. E quando è uscita io ho comprato lo specchio, e poi ho voluto comprare la palette, e poi ho comprato anche un'altra cosa, non mi ricordo perché è tanto tempo fa che è uscita questa palette, non lo so se ancora oggi la trovate. È sempre senza specchio, e la palette è questa. A me piace davvero, davvero, davvero molto, lo devo dire, mi piace tantissimo. Sono parecchio, parecchio luminosi, pigmentati. Io adoro questa palette. E che dire, peccato, non lo so se si trova ancora, io ve la consiglio perché è davvero molto carina. Qui voglio mettere questo. Vedete com'è questo? Questa è spettacolare, è bellissima, è bellissima, e niente, se la trovate prendetela perché è davvero molto bella. E io non sempre mi sono trovata bene con gli ombretti di NYX, mi sono trovata con i rossetti e i prodotti per gli occhi a livello di matite, di mascara, il fondotinta. Ma l'ombretti, ni, qualcuno sì, qualcuno no. Questa è una di quelle sì. È il rossetto che ho usato le labbra, e questo matitone di Devi, l'X Creamy Matte Lipstick, e questo matitone che si mette fuori così. Questo mi è piaciuto molto, mi piace molto questo colore, ce n'è un altro più scuro, mi piace tantissimo. Ne ho tante, lo sapete, di questi matitoni, rossetti. Per quello ultimamente sto acquistando molto meno di make-up, perché ne ho tanto. Anche se mi piace tanto prendere la palette, quella di, perché ne ho la collezione, ho tutte le altre due, mi manca la terza di
Pac Megra, e addirittura ora è anche in offertissima, però non so se ce la fo, sono un po' incasinata. Va bene, se si può bene, se non si può pace. Allora, il primo profumo, tanto prima parliamo dell'acqua profumata, vedete, se si vede qui, io a dicembre uso tantissimo quest'acqua profumata di Victoria's Secret perché mi ricorda tanto le feste, le tavolate piene, dopo una volta aver finito di mangiare, le tavolate piene di dolce, di biscotti natalizi, biscotti alla cannella, di frutta secca, di tutto e di più. Quindi questo grida festa, un profumo dolcissimo con l'odore di biscotti quelle con lo sensero, con la cannella, con la cioccolata. Adoro questa acqua profumata e credo che l'avete già sentito, anche l'anno scorso l'ho usata, ne ho 4-5 bottiglie di questo tipo qua. Poi c'ho anche la crema per il corpo, quindi amo alla follia. A suoi tempi l'avevo comprata sul Notino, non lo so se ancora oggi c'è, ma comunque se non c'è quella c'è altre profumazione. Il primo profumo del quale andremo a parlare è il profumo o l'acqua profumata, che è un'acqua toilette, ma il famosissimo Pink Sugar. Pink Sugar è un amore, è un odio per qualcuno, è della serie o lo ami o lo odi. Andre, non c'è il marito, è un profumo che io sono in quella categoria che ama, lo amo. C'ho anche un altro sui flanker, quello celeste, quello giallo, e ultimamente ho comprato quello ultimo che è uscito con il packaging rosso invece di fucsia rosso, ma lui rimane il mio preferito. Il mio preferito di sempre, con questa vaniglia, con questo zucchero filato, ma è questo zucchero anche un po' caramellato, un po' bruciacchiato. È buonissimo. È un profumo, Pink Sugar da donna, è un profumo dolce, caramelloso, vanigliato, fruttato, speziato, caldo. Uscito sul mercato nel 2004. Adoro questo profumo, adoro. Allora, questo profumo ha... Sentiamo, aspetta, una partenza un po' fresca, una partenza fresca dove troviamo il lampone, l'arancio, la foglia di fico, quindi in partenza non è proprio così dolcione, ha una freschezza, un leggero asprino, un po' agrumato di questa foglia di fico, un po' lactonica, un po' appena spessata, ma di questo a parte acidula, però dolce e piccantina del lampone, e soprattutto troviamo questa nota di liquirizia che spicchia questo profumo, si sente tanto questa nota di liquirizia. Poi troviamo anche la nota d'arancio, un arancio tipo candito, non un arancio appena spessato, ma un arancio candito, caramelloso. Poi troviamo lo zucchero filato che fa da padrona in questo profumo, quando si va già un po' adagiare, un po' a seccare sulla nostra pelle e c'è fuori la dolcezza di questo profumo, con questa nota di zucchero filato, con questa nota appunto di liquirizia, sentivo con queste bacche rosse, fragola e anche un po' di mughetto. Poi nel fondo troviamo il caramello, la vaniglia, la fava tonka e il sandalo. Sembrerebbe un profumo molto semplice per la sua come posso dire, per il suo odore un po' bambolino, bambolesco, infantile, invece no, perché ha una piramide molto complessa. E io so che quando io lo indosso, a me mi chiedono tanti, qualcuno mi dice che profumo stai indossando, e qualcuno mi dice stai indossando il profumo di L'Acquolina, di Pink Sugar dell'Acquolina. Io lo trovo elegantissimo, è un dolce, ma non un dolce di quelle che ho diverse nella mia collezione, che più che eleganza
eleganza è un po' stucchevole, ma a me piace, e se piace a me io lo indosso, non mi può fregare di meno di quello che dicono gli altri. Pink Sugar non è così, io trovo che sia anche un po' elegantino, scusatemi se qualcuno mi dirà ma di che, io trovo, non so se questa linguirizia, questa partenza un po' agrumata, questi odori di frutta, di lampone, questo odore di zucchero filato, tutto mescolato, questa vaniglia che fa da padrona, che io la trovo molto molto top e soprattutto elegantissima. Questo è il mio parere personale, poi ognuno giustamente la può pensare come crede, giustamente, ognuno col suo parere. Non so se vi siete accorti che ho scalato un po' i capelli, non ce l'ho più pari come prima. Non so se vi piacciono, però a me piacciono, mi dà un po' di volume. Poi andiamo al secondo profumo. È un profumo che io adoro, perché io nel periodo delle feste, quando siamo nel mese di dicembre, io adoro i profumi dolci, ma adoro anche i profumi speziati, ambrati. E l'ho sempre detto, amo sotto le feste le profumazioni dolce, ma amo anche le profumazioni speziate, un po' misteriosa, un po' che mi vanno a riportare un'altra dimensione, perché Natale vuol dire festa, vuol dire stare con i nostri cari, ma vuol dire anche involontariamente, per forza di cosa, ricordare le persone che in quel momento non sono alle nostre tavole, o alle nostre tavole, o noi non siamo a quelle di loro, perché purtroppo non ci sono più con noi presente, ma sono con noi sempre, sempre anche intorno a noi, ci riscaldano l'anima. Io la vedo così, gente, non mi prendete per matta, ma questa è la mia idea. Voglio credere che ci siano loro intorno a me, voglio credere che loro non ci avevano mai abbandonate, e voglio credere tutto questo. Vabbè, stiamo parlando dell'erbolario Ambra Liquida, e quindi Ambra Liquida è un'ambra, scusate, è un'ambra molto buona. Io la trovo spettacolare, questo profumo d'inverno, e poi col capotto, la sciarpa, io trovo un profumo che scalda l'anima. È un profumo un po' talcato, perché io lo sento che è talcato, quindi mi piace anche sentirlo, perché mi coccola questo profumo, mi dà questo che di eleganza, ma anche di, perché no, anche un po' originale, perché è un'ambra polverosa, ma non terrosa, è piuttosto talcata, è piuttosto cremosa. È un'ambrata calda, calda e coccolosa. Andre, marito è sparito, quello che mi chiedevo è sparito. Allora, io trovo anche, non lo so, trovo anche la mirra dentro questa, questa profumazione di erbolario. Trovo che ci sia la mirra, e a me la nota mirra mi piace tantissimo. Poi trovo tante note che mi piace. So che è un profumo unisex, è un profumo ambrato, legnoso, troviamo anche il ylang ylang, troviamo che è un talcato, speziato, caldo, e poi anche un po' balsamico. In questo profumo io sento tantissimo, andiamolo, prendiamo sull'albero o qui sul giornale. No, qui. Mamma mia, è buono. Un profumo che troviamo, come ho detto, la vaniglia, se non ricordo male, la vaniglia del Bourbon, è quella in questo profumo, che mi ricordo, che questo profumo spesso lo uso anche la sera qua d'inverno, ce l'ho sempre il mio comodino. Trovo la vaniglia Bourbon, se non ricordo male. Poi trovo che è un legnoso vanigliato, per quello trovo questo profumo parecchio, se vogliamo dire, un po' spirituale, mistico, come dicano. E poi trovo che è un talcato, un speziato, è un caldo balsamico. Poi trovo la vaniglia, un'altra volta la vaniglia e Bourbon sempre in la base, con il benzolino di Sian e con lo storaci. Poi trovo tanto il sandalo, il legno di guaiaco, il patchouli e il legno di cedro. E
Per me è un capolavoro questo profumo dell'erborario, lo trovo che è fantastico, con questo colore che così non si vede bene, ma quando metto la luce e viene qua ha questo colore di ambra molto molto bello. Io adoro questo profumo, mi piace tantissimo, tantissimo, proprio troppo adattissimo per il cappotto, per le sciarpe, per le coccole di questo periodo che vanno verso le feste. Periodo dicembre per me significa festa. Poi un'altra vaniglia che è un po' simile a quella lì è questa vaniglia qua, la vaniglia di e patchouli di Molinar. È tantissimo, chi mi segue lo sa che è tantissimo che ho questa vaniglia, ma ce l'avevo dietro e che avevo già detto sto buttando fuori tutto. E tanto, anche se ora è tornato un po' di moda questi profumi qua, perché vedo che escano un po' più in visione su Notino, su, ma insomma io è tanto che ce l'ho. E la vaniglia patchouli di Molinare, perché anche l'ambra, come il patchouli, come la vaniglia, sono queste note che a dicembre io le sento da indossare, le sento che mi riscaldano il cuore, le sento che mi danno un che di notte fredde, giornate fredde, notte fredde, e quindi profumi che vanno a sostituire una stufa, per dire in senso figurato. Profumi che mi vanno a scaldare in tutti i sensi, mi vanno, me lo indosso dappertutto, mi vanno a scaldare leggermente la mia giornata. Buonissimo, buonissimo. Solo che questi profumi di Molinare hanno una persistenza. Io me lo faccio durare un po' di più perché mi do come sempre le creme nel collo e me lo do così in i vestiti. E mi durano un po' di più, se no ultimamente ho sentito dire, ultimamente già da un po' di tempo, da quando avevo comprato questo profumo, sentivo dire che duravano poco. Non lo so che intendano per poco gli altri, sicuramente mi dura meno di tanti altri, però no, è che mi dura poco, anzi, quelle 4-5 ore, perché no? Adoro, adoro questo profumo, è un profumo vanigliato, speziato caldo, un profumo legnoso dove troviamo il patchouli, certo c'è il patchouli, l'ambra e un talcado balsamico terroso. Andre! Andre! Oh! Ah, è un'ora che ti chiamo! Ma non ha finito? No, me lo porti un bicchiere d'acqua per piacere. Ah, sì! Me lo passi di qua dietro l'albero. L'ha fermato? No, no. È un profumo uscito sul mercato nel 2015 dove troviamo un'apertura di patchouli e vaniglia, no, un'apertura di patchouli e sandalo, con quando riscalda, una volta indossato, perché oggi me l'avevo dato, ma vanno a riscaldare questo, con questo, dove sei? Grazie, scusate, avevo un po' di acqua, c'è una sete. Sì, tengo qui. Avevo una sete, morivo. Quando questo patchouli e questa vaniglia e questa sandalo, che si sente moltissimo nella partenza di questo profumo, quando vanno a riscaldarsi sull'altra pelle, lo do perché dopo vi racconto perché lo do. Lo do dappertutto. Buonissimo. Questo, quando questo patchouli e questo sandalo vanno a scaldare la nostra pelle, esce fuori dopo un po' la parte del cuore di questo profumo che troviamo la vaniglia con il benzoino. Quindi va a dare un po' di dolcezza perché poi il patchouli dà un po' questa nota un po' secca, un po' terrosa, però insieme allo sandalo, lo sappiamo è dolce e buonissimo i profumi col sandalo. Dopo vanno va a riscaldare con questo cuore dove troviamo appunto la vaniglia e il benzoino, poi va a chiudere un fondo molto molto buono, fresco, elegante, che dà senso di pulito, dà eleganza a questo profumo. Troviamo il musco bianco che va a chiudere tutto quello che è patchouli, muschio, sandalo e chi più ne ha più ne metta. È un profumo molto bello da cominciare dal suo package tutto viola. E se lo trovate in offerta, secondo me
merita comprarlo perché è un profumo veramente bello, dal Pegasi, ma soprattutto anche il suo profumo. Certo, se dovesse essere a un prezzo super 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 super, anche no, perché può non piacere, o almeno sentitelo prima. Io lo adoro, ma sentitelo prima perché è un profumo non per tutti, è un profumo un po' particolare. Allora troviamo un profumo che sono di quei profumi che vanno a fare riferimento ai profumi di nicchia o ai profumi commerciali, e quei profumi che qualcuno li ama dupe, qualcuno li ama che sono imitazione, qualcuno dice sono riferenti, riferenti più economici di profumi più famosi, più costosi. Insomma, in questo caso io ho un brand che si chiama Variale. Questo profumo sono profumi che vengono prodotti a Napoli, se non mi sbaglio, e ne ha diversi. Per quanto mi riguarda sono spettacolari, hanno un costo di 25 euro il 100 ml, ma per quanto mi riguarda sono spettacolari. Allora, premetto una cosa, io è un anno, se no qualcosa di più, che ce l'ho nel mio armadio, che le uso ma ce l'ho lì fermi. Secondo me questo profumo ha a essere lì, come un po' tutti, prendano, c'è chi dice che il profumo a tenere troppo tempo lì si ciuppano, allora facciamo le corne. A me non mi è mai successo, cioè, di profumi che qualcuno me lo posso portare da Cuba, qualcuno nel 2000, quelle non le uso più perché erano quelle che mi aveva regalato mia mamma, non le uso più perché le volevo tenere lì proprio perché me le aveva regalato lei. E qualcuno me l'ha portata mia sorella, ma non quest'anno, negli anni passati, e quindi come minimo sono 10 anni sono lì e sono buonissimi, anzi meglio ora che allora, perché vanno a perdere un po' quella parte alcolica che hanno un po' tutti i profumi, e va a rimanere proprio l'essenza delle note che compongono quel profumo. Io la vedo così, non sono un'esperta, non lo voglio essere, non me ne frega niente di esserlo, sono semplicemente un'appassionata di profumi. Ma posso dire, questi profumi, una volta che stanno lì, che tanto che stanno lì, mi rendo conto che hanno sempre preso più valore, più colore e più valore. E, a me mi hanno sempre durato, certo non hanno durato come tanti altri tantissimo, ma anche qui le su 3/4 anche 5 ore mi sono durati. Sì, lo do sui vestiti ancora di più. E stiamo parlando del Rodi. Rodi, che è un profumo che è fammi se non l'ho scritta. Rodi è un profumo che corrisponde, è un equivalente a Queer, non so come si pronuncia, Queer di Yves Saint Laurent. Parte il Pegasi, com'è bello. C'è questa luce che mi dà noia, la della ring light, perché ora è buio. Già, guardate il colore, gente, no, non fo per dire, ma spettacolare. Allora, se qualcuno mi dice dopo che occhiali avevo, perché c'ho la palle blu qua, ho l'occhiale di sempre, guardate, quello di sempre. Soltanto ho la ring light perché è buio. Io facevo vedere la palla, ma non facevo vedere il trucco degli occhi. A parte che è da mo' stamattina che c'è quel trucco. E sono le 7 di sera. E è un profumo veramente. Mi piace da morire in questo periodo, mi piace da impazzire. Mi piace un sacco il suo packaging. C'hanno tante referenze, tante, adesso c'hanno anche altre nuove. Io ne ho quattro di questo brand. E d'inverno queste due sono quelle che mi piacciono di più. Poi c'ho le altre due che mi piacciono di più verso la primavera estate. Però le uso anche d'inverno, non ho problemi. Queste sono quelle che trovo più vanigliate, più speziate, più calde. Qui troviamo che è una fragranza unisex, quindi la possono, una fragranza dolce e unisex. Possono usarla benissimo anche gli uomini, perché no?
è una partenza di rum, questo profumo sensuale, con lo zafferano, con un cuore di osmanthus, di osmanto, di tè nero e di tabacco, e un fondo di legno di guaiaco, legno di agar e cuoio. Qui troviamo che io trovo anche la nota, che se non c'è, di fico secco, proprio di fico, il fico, proprio il fico. È dolce, e trovo proprio la nota di datteri, non so perché, ho questo che di un profumo legnoso, un po' di arabo, però più buono, più elegante. Trovo queste note di dattero, di fico, di carri, come dico sempre, di carri, di mercati, di carri pieni di frutta secca, di mercati pieni di questa bellissima frutta tutta assecata, ma che sente questo odore terroso però dolce. Lo troviamo tutta questa frutta secca anche uno di questi mercati arabi, perché no, io trovo tutte queste cose, questo profumo non c'è dichiarate, però assomiglia moltissimo a un mio profumo arabi di Serge Lutens. Io lo trovo così, ditemi come volete, ma qui diano che è il profumo che imita queer, come si chiama? Queer. Se si pronuncia così, io l'ho scritto così, queer, penso che si pronuncia così, non so se si pronuncia queer o care o kyle, queer, se qualcuno me lo dice giù, così imparo. E poi è un profumo veramente super super adatto per queste giornate fredda, top top top. Qui mi dicono, sì, che è un equivalente del profumo di Yves Rocher, quindi queer. Si presenta così il packaging, vedete, molto bello. Poi andiamo a un suo fratellino che ho voluto inserire perché uso anche lui tantissimo. E questo Essence Café de Barali. Anche questo è un altro mio preferito di queste brand per le note fredde. Anche qui c'è il colore, vedete, ancora più scuro di quell'altro, l'altro l'ho messo via, è fantastico. Questo dicono, questi profumi, lo ho già detto, sì, 25 euro il 100 ml. Questi profumi dicono che è un equivalente di dicono che è un equivalente, me lo so scritto da qualche parte, scusate, dicono che è un equivalente di Intense Café di Montal. Qui troviamo in Essence di Café di Variare, troviamo che è un profumo unisex, che è un profumo, sentiamo se, vediamo se aspetta così. Questo profumato, prendiamolo così. Sì, assomiglia tantissimo a Intense di Café Montale, tanto, tanto, tanto. O anche quello degli Lido, che assomiglia molto a Intense Café di Montale. Ma anche questo non è scherza. Allora, questo è un profumo unisex, è un profumo che qui diceva sempre nel suo sito, è un profumo capace di creare dipendenza, è perfetta per gli amanti del caffè, con le note avvolgenti del chicco di caffè, bellissimo, con le note avvolgenti del chicco del caffè, un profumo che parte con le note floreali, parte con la rosa delicata e un caffè molto sensuale, un odore di rosa davvero, una rosa veramente molto fresca, quindi con questo odore di rosa e caffè sensuale. Poi
un'ambra e una vaniglia con un muschio bianco nel suo cuore. Quindi dopo questa sensualità della nota di caffè e rosa, entriamo nella parte più succosa, che è questa ambra, questa vaniglia e questo muschio bianco, che vanno a dare quel che di qui ci sono io, quel che di personalità a questo profumo. E poi andiamo dopo a questo fondo questo fondo di muschio bianco, ambra e vaniglia, poi la mette sopra e sotto, ambra e vaniglia, quindi praticamente è un poche note, ma poche note che danno personalità, persistenza, voglia di darselo, profumo adatto per questo periodo. E poche note, perché poche note che troviamo: rosa, caffè, ambra, vaniglia e muschio bianco. E quindi niente di più, niente di meno, ma che fanno sì che è un profumo molto, veramente molto godurioso da indossare in queste giornate fredde. Comunque, profumo di Montal Intense Café, io me lo sono data anche d'estate, non dico altro. Poi andiamo, visto che il tempo passa, andiamo a questo profumo che avevo visto, dove l'ho messo, avevo visto di Miss Tenerelli, Cristina. L'ho visto, lei ha fatto la sua bellissima recensione, lei è bravissima, una professionista, la trovo che è una, in questo mondo qui della profumeria, una tra le più brave. Poi è una casciara, mi piace perché una non se la tira, non ce l'ha posto il naso, quindi è molto poco, con tanto frigole per la testa, è una molto papale, a me mi piace perché è molto schietta e le cose ne fa poco... fiocchi alle cose e alle persone e ai commenti, le cose, lei non ha tante peli per la lingua e fa bene, in quello mi vedo lei. E sai quante ne direi qui, ma non voglio creare, non voglio fare casini, perché è bene che sta zitta, però mi vedo tanto in lei, perché io sarei così. Però sai, lei è una che è affermata in questo mondo, io sono un cale piccolino, mi farebbero ciao, e quindi è bene che stia buona. Questo bellissimo packaging io l'ho visto da lei e sono corsa a comprarmelo, non avevo finito neanche di guardare il suo video, ho fermato e me lo sono andata a comprare, e poi dopo continuavo a vedere il video e poi le ho scritto a lei sul privato che il profumo me l'ero comprato, e quando mi è arrivato le ho mandato anche la foto, perché me sono comprata questo, me l'ho comprata a settembre, questo parlo di più di un mese fa. L'ho già fatto vedere in un altro mio video. Avevo comprato questo e che pepe nero, sempre di questo brand. Mi piace tantissimo la bottiglia, mi piace tantissimo tutto questo profumo. Questo è un profumo che, cercando le note, l'ho letto qua. È un profumo che viene la sede, a me non mi sembra che chiedo qua, è in via di Rovia della Rovia 21 500 013 Montale, Toscana, Italia, Made in Italia, quindi Montale, no Montale, Montemurlo, però anche Montemurlo non è lontano qui da me, molto vicino qua a me, quindi averlo saputo potevo andare a fare, perché c'è uno che c'è scritto, c'è un altro cercando le note, ho visto, anche se le note sono qui dietro, però cercando sul sito ho visto che c'è uno che è ispirato alla prima neve che cade, quindi mi piacerebbe sapere com'è, che profumo ha. Bellissimo profumo, Patchouli Revolution di Willy Parfum, Firenze, è una composizione profumata, speziata e legnosa, è un profumo che ti deve piacere. Io vi invito ad andare davvero al canale di Miss Tenerelli, perché lei l'ha spiegato veramente, quando ho detto
io fermo, lo devo comprare, comunque mi fa un po' tutti i effetti i profumi che vedo da lei e la seguo sempre e ogni volta fa danni. Ma questo profumo io consiglierei, non lo so se lo volete sentire prima, perché non è un profumo per tutti, è un profumo che io ricomprerei di corsa subito, nonostante che l'ho comprato, che l'ho anche prima di averlo comprato, infatti l'ho fatto, ma adesso che ce l'ho lo ricomprerei altre mille volte, perché è un profumo che mi rappresenta. Nonostante che io adoro i profumi dolce, gourmand, qui è tutto l'opposto, ma è un profumo parecchio, ma parecchio, parecchio elegante, parecchio ambrato. Quindi vedo questa ambra insieme a questo patchouli, insieme, tanto è che dice Revolution, e c'è questo omino con le armi, ma non con il fucile, ma con le armi, la spada, lo scudo. E Revolution, perché è un profumo che secondo me è un qualcosa che ti rivoluziona il tuo essere quando viene indossato, perché il patchouli ti deve piacere, quindi sente molto il patchouli, ma non un patchouli secco, terroso, un bellissimo patchouli, come ha detto Mr. Erelli. Io ho il patchouli di Reminiscence che adoro, mi piace moltissimo, ma questo mi piace ancora di più. Questo è un patchouli caldo, un patchouli speziato, un patchouli, potrei dire che nonostante che è terroso, ma lo sento anche cremoso, lo sento bellissimo e adoro questo patchouli. È un patchouli che troviamo nella testa, l'eucalipto, pimento, rabarbaro e tè verde, con un cuore di patchouli, timo, cardamomo. E nel fondo troviamo la vaniglia, l'ambra, la mirra, il vetiver e il benzoino. Io in questo profumo sento la partenza subito appena sprusata, ma subito subito sarà perché questo patchouli si adatta alla pelle della persona che lo sta indossando e va a prendere ancora, secondo me, più personalità il profumo, perché va a diventare tuo, seconda pelle, e quindi dopo non va a assimilare a nessun altro dei profumi che tu abbia nella tua collezione. E lo trovo che è un patchouli elegante, ma è terroso e anche polveroso, ma lo trovo anche cremoso e anche un patchouli dolce, no? Secco come quei patchouli siamo abituati a sentire. È un patchouli dolce, secondo me dolce, questa nota un po' dolce la troviamo in quella nota di mirra che troviamo in fondo, in quella nota di vaniglia, in quella nota di benzoino, vetiver. Spettacolare questo profumo, è davvero micidiale. Aspettate, buonissimo, buonissimo, viene fuori questa mirra bomba, è buonissimo. Allora andiamo all'ultimo, il packaging, quindi un bellissimo regalo o anche autoregalo. E se conoscete una persona alla quale è amante del patchouli, ma un patchouli bello dolce, bello spettacolare, grazie Cristina, grazie Mister Erelli, grazie, io ti amo, io ti adoro. Allora, il prossimo profumo è sempre un profumo che appartiene a quella categoria di imitazione, di referenze, di chi più ne ha più ne metta. Questa non so, penso a un profumo di Mancera, vaniglia, Absolute di vaniglia, non lo so. The Saint Crest, guardate il nome, così non sto a dire tanti discorsi, vedete il nome. The Secret Blend. Questo, di questi profumi qua ce ne ho 4, se mi pare, o 3. Questi l'avevo comprato sempre su una di voi che faceva sempre tanti video e parlava di tanti profumi di questo genere qua, e profumi tutti di questi profumi di imitazione, di low cost, e poi di punto bianco. Non dico che ne ha smesso, però ne parla di meno, ne parla di più di profumi di nicchia, di profumi costosi, ma fa bene perché evidentemente ha trovato una sua linea, una sua dimensione. Lei è bravissima, permetto, lei è bravissima,
dopo se me lo ricordo il nome, lei è bravissima a parlare di profumo, è bravissima a fare il suo lavoro come youtuber, perché è cresciuta un botto, non lo so, è cresciuta un botto, quindi vuol dire che alle persone piace questo genere di video, che partano da i profumi low cost per andare a finire nei profumi high cost o commerciali o di nicchia. Io rimango nel mio piccolo, io, chi mi conosce lo sa, chi mi segue lo sa, parlo di tutto, da make up, da prodotti finiti, da video haul, da make up, ma quando parlo di profumi io parlo un po' anche, come, anche con le palette, con il make up, parlo di mescolo l'high cost con low cost, con il super low cost, con il super high cost, con la nicchia, con la commerciale, tutti, a me mi piacciono tutti i profumi. E certo, se trovo un profumo buono e costa il giusto, mi piace di più, credo anche a voi. Insomma, questo gli agolate dal colore. Oh mamma mia, questo profumo è il più buono di questi 4-5 profumi che ho. Qui dicono che è un ispirato a un profumo di Mancera, non mi ricordo se è Vanilla Exclusive o insomma uno alla vaniglia di Mancera, mi sembra, non lo ricordo. Qui parlano che è un profumo fruttato, mielato, con l'essenza di vaniglia, con lo zucchero a velo e il caramello. È un dolce perfetto per chi ama i profumi che hanno questa dolcezza, questa nota caramellosa, questa nota vanigliata, questa nota gourmand. Sono profumi che io mi ci sono innamorata. Quando questa ragazza le spiegava, io mi ci sono innamorata. Sa di cream caramel. È buonissimo. È spettacolare. Qui troviamo che veramente la prima nota che sentiamo questo profumo è la vaniglia, e poi troviamo un cuore subito dopo la vaniglia, troviamo un cuore fiorito, avvolgente, rappresenta sempre la parte emozionale. E quindi lo zucchero a velo, troviamo una partenza con la vaniglia, con un cuore zuccheroso, polveroso, bruciacchiato, un fondo proprio di caramello, e quindi descrive proprio lo zucchero a velo. E per finire troviamo una intensa, persistente per racchiudere una persistente e posso dire persistente e intensa, persistente e intensa, per racchiudere le fondamenta di questa di questo profumo o di questa profumeria, che solamente è molto basata su queste note. Racchiude tutto con una crema. Quindi in questo profumo ci abbiamo la vaniglia, lo zucchero filato e la crema. Quindi già questo vi racconta, è questo un profumo dolce, cremoso, molto gourmand. Ti devono piacere i profumi gourmand, però io penso che penso che è un profumo che ti deve piacere tantissimo, che devi essere una grande amante di profumi gourmand per poterti piacere questo profumi o queste categorie di profumi, che c'è tanto dolce, soprattutto lui. Io ho voluto chiudere in bellezza, perché questi profumi che ho fatto vedere, questi 7 profumi, 8 con l'acqua profumata, racchiudono il mio stato d'animo oggi, ora, in questo mese, ma non da ora, sempre quando arriva dicembre. A me ho bisogno di profumi dolci che mi coccolano, perché sono i miei preferiti, ma ho bisogno di profumi intensi, caldi, speziati, ambrati, dove troviamo il patchouli, tutte queste note che sono da sciarpone, da cappotto, ma vanno a riscaldare queste giornate fredde. E quindi io adoro questi profumi. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto.
Non so se riesco a caricarlo stasera perché ho da fare da cena, se non lo carico domani mattina subito. E comunque io l'ho fatto. Vi mando un bacio e al prossimo video. Mi raccomando, vi ricordo sempre, se non siete iscritti, se vi va di iscrivere, sempre se vi va di iscrivere, se no potete rimanere come siete, ci mancherebbe. Ma se vi va di farlo, visto che non costa nulla, io vi invito a farlo, perché mi aiutate, aiutate al mio canale, aiutatemi a crescere, mi sostenete e quindi a me mi date l'opportunità di continuare a fare una cosa che mi rilassa tantissimo, credete, mi rilassa tantissimo. Peccato che ho poco tempo, perché sennò mi farebbe comodo in questo periodo fare tanti tanti video. E quindi però sempre si vi va di farlo, poi attivate la campanella così non perdete le notifiche quando io pubblico un video, un nuovo video, e YouTuber con la campanella attivata fa in modo di avvisare a voi che l'Ami ha pubblicato un video. Quindi grazie e al prossimo video. Ciao!